La porta che sta alle mie spalle è la porta che aprirà Papa Francesco il 18 dicembre e diventerà la Porta Santa della Carità. Il Papa, aprendo questa porta ed entrando dentro quell'ambiente che è la mensa, dove ogni giorno gli ospiti che verranno mangeranno, entra in mezzo alle persone che hanno bisogno, quindi che sono i nostri utenti, e entra attraverso questa porta non per andare in un luogo, come quando si entra nella Basilica di San Giovanni o San Pietro per entrare dentro la chiesa, ma entra in mezzo alle persone. Per la prima volta nella storia della Chiesa, la porta santa attraverso la quale passare per chiedere a Dio l'indulgenza non sarà quella di una basilica papale e neanche di una comune chiesa. Per la prima volta nella storia, la porta santa sarà quella di una mensa per i poveri. Questa porta, una volta che Papa Francesco l'ha aperta, rimarrà chiusa e si aprirà solamente quando verranno le persone che vorranno fare un cammino spirituale. Qui vicino c'è una cappella dove ci sarà la preghiera di introduzione, poi passeranno attraverso quella porta. Qui, all'ostello della Caritas della stazione Termini, a Roma, si lavora alacremente contro il tempo perché ad aprire la Porta Santa sarà il Papa stesso, il 18 dicembre. Ecco, ci sono dei turni, non di 8 ore, ma ci sono turni di 8, 8, 8, quindi 24 ore su 24. Siamo nell'area che le Ferrovie dello Stato hanno dato in comodato gratuito alla Caritas diocesana di Roma e abbiamo ristrutturato completamente i più di 3.000 metri quadri dell'area. Entriamo nella zona dell'ostello vero e proprio, il dormitorio. Siamo al primo piano del dormitorio e entriamo in una delle stanze. La particolarità è che abbiamo dato ad ogni stanza un colore diverso. Questo per permettere alle persone di identificarsi con un colore e non essere semplicemente un numero, perché per noi gli ospiti sono molto importanti. Entriamo, abbiamo avuto la cura di arredare ogni stanza col colore identificativo della porta, quindi i dettagli d'arredo. Ogni stanza ha 6 posti letto, come vi dicevo, e ogni letto ha un ampio armadio. Entriamo nei servizi igienici, dove abbiamo dedicato uno spazio studiato nel dettaglio per l'alta frequentazione che avremo qui dentro, perché dovete pensare che la mattina ci sono qui circa 60 donne che devono prepararsi, lavare, lavarsi e uscire. Un'altra cosa che vi volevo raccontare, che non si vede ma è molto bella, è pietra su pietra qui chi ha lavorato. Ha lavorato un gruppo di rifugiati che abbiamo accompagnato dal 2012 in un percorso di reinserimento professionale e questo penso che sia un bel segnale che chi ha fatto questo per gli altri e chi a sua volta è già stato aiutato. Per cui non è bello solo, diciamo così, esteticamente, ma c'è un cuore qui e c'è un cuore anche nelle pietre che lo sostengono. Per i pellegrini di tutto il mondo che vorranno concretamente incontrare i poveri venendo a chiedere l'indulgenza a Roma, la Caritas aprirà da oggi tutti i suoi centri, che nella capitale, dove si stima che i senza tetto siano tra i 6 e i 7.000, danno da dormire a 600 persone e distribuiscono 2.200 pasti al giorno. Quindi tutti i gruppi che potranno prenotarsi attraverso il nostro sito internet www.caritasroma.it per poter fare questa esperienza di passare la Porta Santa e di fare servizio, oltre, quando arriveranno, oltre a fare un momento di preghiera e passare concretamente, entrare dentro una mensa, avranno la possibilità di stare in ognuno dei 49 centri.
e vivere un'esperienza di volontariato all'interno del loro pellegrinaggio a Roma. Qui, per esempio, siamo alla mensa di Colle Oppio, dove centinaia di volontari si avvicendano per accogliere, sfamare e poi anche orientare i poveri di Roma. Vuole un altro? La mensa può accedere chiunque, chiunque abbia bisogno di un piatto di minestra può venire a mensa, insomma, noi lo aiutiamo con il cibo e poi lo aiutiamo anche a risolvere il problema che l'ha portato qui. Quindi l'ospite è sia l'italiano che ha perso il lavoro, che il clochard che da molti anni sta per strada, che l'immigrato appena arrivato, che comunque vengono accolti appunto e poi aiutati. Con la morte di mia madre, poi allora mi sono dovuto occupare di mio padre e ci hanno sfrattato, abbiamo dovuto dormire per molto tempo sulle banchine. Poi quando sono stato solo, che è andato via anche mio padre, ho tentato un po' una follia, buttarmi sotto un tram, però alla fine sono ritornato in me e mi sono ritrovato in questo posto poi. Ho iniziato qui come ospite, venivo tramite un assistente sociale dove avevo un posto dove pensare. Poi nel tempo mi sono chiesto se hanno bisogno più di qualcos'altro e ho chiesto alla loro responsabile Paola di fare un po' di volontariato. Quando parlo con loro certe volte la mia con la loro storia si assomigliano quasi. Quindi, e questo mi fa bene perché almeno ho qualcuno con cui parlare e confrontarmi. Vengo qui a fare turno di mensa delle volte a settimana e altre volte quando non vengo vado nelle scuole con la mia testimonianza a parlare con gli studenti che poi vengono qui a fare turno di mensa. Penso che a me come alla maggior parte dei miei compagni faccia piacere comunque essere qui e essere di aiuto, insomma. Sono ragazzi della mia età, ci sono persone adulte che hanno perso il lavoro, c'è molta differenza, ma comunque si è uniti qui, è come se fossero comunque una sola persona. Comunque cambia la visione della vita. Quando il volontario vede il telegiornale non vede soltanto delle notizie, vede le persone che poi incontra a mensa, quindi sicuramente cambia anche il modo di vedere il mondo. La cosa che risalta all'occhio è sicuramente vedere queste persone col sorriso. La maggior parte di quelli che entrano, nonostante la condizione di povertà, stanno qui col sorriso. Queste persone vanno aiutate tutti i giorni.